Buoni carburante e novità di luglio. Allora, cosa è successo? È successo che la scorsa settimana è uscita una circolare dell'Agenzia delle Entrate che ha dato chiarimenti appunto su questi buoni carburante. Allora, ricordiamo, è stato un argomento trattato nel webinar di maggio, però facciamo un breve riassunto. I buoni carburante possono essere dati dai datori di lavoro privati, quindi anche studi professionali, enti del terzo settore ed enti pubblici economici. Il datore di lavoro potrà appunto dare questi buoni che sono esenti da imposte e si vanno ad aggiungere ai 258 euro di benefit che il datore di lavoro può dare, a cui siamo abituati, che solitamente vengono dati in buoni spesa, buoni carburanti, ricariche telefoniche, insomma, i 258 euro che conosciamo abbastanza tutti. Cosa si può, cioè questo buono carburante come oggetto del beneficio ha non solo i buoni benzina, in senso stretto, quindi benzina, gasolio, GPL e metano, ma anche la ricarica di veicoli elettrici. I beneficiari chi sono? Sono tutti coloro che hanno un contratto di lavoro subordinato, indipendentemente dal tipo di contratto, quindi può essere a tempo indeterminato, determinato, parziale, apprendistato, intermittente, soci di cooperative con contratto di lavoro subordinato e ininfluente che i lavoratori siano stati o meno in smart working, mentre sono esclusi tutti coloro che non hanno un reddito da lavoro dipendente, quindi gli amministratori, collaboratori coordinati continuativi, i tirocinanti e lavoratori autonomi occasionali. I buoni carburanti, ricordiamo le regole, possono essere erogati in modo liberale ad personam, quindi io posso darli a un lavoratore sì, un lavoratore no, anche senza un accordo aziendale, posso darli praticamente come mi pare, e devono essere erogati una tantum nel 2022, quindi questo cosa vuol dire? Che se il lavoratore cambia datore di lavoro in corso d'anno, è meglio fare sottoscrivere una dichiarazione che non li ha già ricevuti se gli si vuole dare 200 euro di buono carburante. Perché potrebbe poi, se li riceve doppi, dover pagare le imposte sopra appunto l'eccedenza. È stato chiarito dalla circolare della scorsa settimana che può essere dato anche i 200 euro, possono essere dati anche in sostituzione di beni di risultato, però in questo caso l'erogazione deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali. Appunto dei termini di risultato. In altre parole, se vogliamo erogarli in sostituzione di beni di risultato, dobbiamo rispettare le regole normative attualmente vigenti relative ai premi di risultato, alla detassazione e alla conversione in welfare. Quindi deve riguardare comunque tutti i dipendenti che sono beneficiari del premio di produzione, sostanzialmente. Devono essere stati raggiunti i risultati per la quale viene erogato il premio e deve essere stato depositato l'accordo e ovviamente la conversione in welfare, così come la detassazione, può essere riconosciuta solo ai lavoratori che non abbiano superato gli 80.000 euro di reddito nell'anno precedente. Quindi la solfa è praticamente, se lo do in sostituzione di beni di risultato, devo rispettare le regole attuali relative ai premi di risultato. Il costo sarà integralmente deducibile dal reddito d'impresa e quindi abbiamo detto che si vanno ad aggiungere ai classici 258 euro di benefit. Quindi, quali sono le regole sostanzialmente di computo? Allora, ricordiamo che i benefit di 258 euro, la regola è che io come datore di lavoro posso dare benefit in generale, qualsiasi tipo, dal buoni spesa, buoni carburanti, ricariche telefoniche, ma anche autovetture, oppure posso dare un alloggio al dipendente, insomma, benefit, beni e servizi in natura. Se posso darvi fino a un importo di 258 euro esenti, se lo supero diventa tutto imponibile, insomma completamente imponibile la somma. Questi buoni carburante 200 euro si vanno ad aggiungere a questi 258 euro, ok? Quindi andando negli esempi pratici, perché di solito si capisce di più, insomma. Nel caso 1, il datore di lavoro riconosce 258 euro di buoni spesa più 200 euro di buoni carburanti. In questo caso entrambe
saranno esenti perché appunto rispettato i limiti in entrambi. Nel caso in cui invece il datore di lavoro dia 458 € di carburante, sono comunque entrambe esenti. Questo perché? Perché i 258 € di buoniste, cioè 258 € di benefit, possono essere erogati anche come buoni carburante. Quindi io sto usando il primo plafond dei 258 € usandoli come buoni carburante perché è una delle possibilità che ho. E il secondo, che posso dare solo buoni carburante, sto effettivamente dando sostanzialmente quel tipo di benefit, quindi va bene. Caso 3, io do 500 € di buoni spesa. In questo caso non do buoni carburante. Ovviamente devo mettere tutto nella prima colonnina, dato che supero i 258 € saranno tutti completamente imponibili. Ed infine, se io ho un lavoratore che abbia, ad esempio, il fringe benefit dell'auto aziendale, e a quel punto io avrò nella prima colonnina i 258 € di buoni spesa con l'auto aziendale, perché in totale li devo andare a sommare, mi superano i 258 €, quindi mi diventa tutto imponibile quella fetta. Mentre i 200 € di buoni carburante saranno comunque esenti.